Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo video. Farò un brevissimo video in cui parlerò di cosa rappresenta Naruto per me, per il semplice fatto che molti di voi mi hanno chiesto appunto perché Naruto ti piace, perché ne sei così appassionato, tanto da diventare l'amministratore di una pagina. Allora, avevo deciso tempo fa di fare questo video, però volevo aspettare che mi arrivasse questa maglia. Come avevo già anticipato nei video precedenti, l'avevo ordinata. Come vedete ci sono Minato, Naruto e Kushina. L'ho ordinata tramite un negoziante che appunto le produce su misure personalizzate. Metterò il link del suo canale Facebook qui sotto. Voi basta che andate sulla pagina, gli scrivete, gli mandate l'immagine, lui ve la fa a grandezza che volete, comunque a seconda della grandezza dell'immagine, perché sennò c'è tutta sgranata. E niente, il costo è di 15 euro più 5 euro di spedizione, ve la fanno su misura, arriva entro una settimana, quindi cazzo è conveniente. Io suppongo che ne ordinerò subito un'altra. Niente, cominciamo col video. Come ho già detto, sarà brevissimo perché non ci sono molte cose da dire. A me Naruto piace perché piace. Iniziamo col dire i miei personaggi preferiti sono Kushina al quarto posto, Nagato, che è anche il nickname della mia pagina Facebook. Cioè, sì, della mia pagina Facebook, lì non ero Gaku, non ero Dragon Ball, appunto Nagato, al terzo posto, al secondo posto c'è Zabuza e al primo posto c'è Aku. Questi personaggi, boh, mi piacciono per il semplice fatto che magari sono... Allora, Nagato è un caso a parte perché Nagato è sempre stato quello un po' più freddo, diciamo, mentre Kushina, Aku e Zabuza, anche se magari sono... Cioè, Zabuza e Aku si sono rivelati freddi all'inizio, poi si sono... Cioè, poi sono diventati davvero personaggi, diciamo, appunto caldi, comunque pieni d'amore e sentimenti. Kushina, vabbè, Kushina è sempre stata piena d'amore, quindi mi piace anche lei. Naruto a me piace perché, vabbè, io fin da bambino sono sempre stato appassionato dei ninja e... Quando ho scoperto che c'era questo fumetto, io sono impazzito. La serie che più mi piace di Naruto è la prima, anche se ammetto che col Shippuden ci stanno dando dentro. Gli episodi che più mi piacciono appunto sono i primi in cui ci sono le apparizioni e le morti di Aku e Zabuza. Le morti di Aku e Zabuza sono anche le parti che più mi hanno commosso. Anche però... La morte di Kushina e Minato nell'episodio 2 qualcosa, 200 qualcosa. Anche la morte di Kushina e Minato mi ha parecchio commosso, ma non al punto, non come la morte di Zabuza e Aku. A Naruto oltretutto a me piace perché come avete capito dai miei video precedenti io sono un appassionato di shoujo, quindi di manga d'amore, e a differenza di magari molti altri shonen come Dragon Ball o Kenny il Guerriero, non lo so, Naruto è molto più passionale, quindi c'è po più posto per le emozioni. Io non sto dicendo che magari Kenny il Guerriero è inferiore a Naruto perché non è inferiore a Naruto, però io preferisco Naruto proprio perché ci sono più emozioni, però anche Kenny il Guerriero devo ammettere che è fantastico. Non penso ci sia altro da dire perché a me Naruto, come ho già detto prima, mi piace perché cioè, non c'è un motivo preciso, ce ne sono alcuni e... A me piace, punto. Quindi non penso ci sia altro da dire. Chiudo subito il video. Ci vediamo al prossimo che farò su Lucca Comics. Sto già tagliando le parti e tutto il resto. Ho visto anche Dario Moccia. Ci sarà anche alcune parti in cui morirete da ridere. Quindi vi aspetterò nel mio prossimo video. Ricordo di iscrivervi qui sopra e che metterò qui sotto il canale di Facebook di quello che mi ha fornito la maglia di Naruto. Minato e Kushina, davvero fantastica. Ciao a tutti e grazie mille.